Dai trasporti alla sanità, un impegno articolato della Regione Campania per questa giornata storica. Dobbiamo avere, credo, un senso di responsabilità generale per gestire un evento che si preannuncia come straordinario a tutti i punti di vista. Ovviamente noi siamo già partiti, almeno per quanto riguarda la parte sanitaria, cioè la realizzazione di strutture di primo soccorso in caso di problemi. Abbiamo, credo, almeno 15 punti di primo soccorso collocati in diversi punti della città. Abbiamo attrezzato anche delle moto sanitarie, perché sarà difficile far camminare anche le ambulanze per l'afflusso che si prevede, quindi ci stiamo preparando al meglio per garantire la sicurezza sanitaria per tutti quelli che saranno a Napoli e saranno centinaia e migliaia. Problema analogo abbiamo per il trasporto. Sarà difficile immaginare che ci siano pullman che camminano con la città intasata, quindi bisogna concentrarsi sul trasporto ferroviario. Anche qui, ovviamente, bisogna decidere qual è il supporto che ci viene chiesto. Bisogna avere un minimo di passaggio con le organizzazioni sindacali, bisogna organizzare gli straordinari, bisogna soprattutto garantire la sicurezza, perché i nostri operatori e le organizzazioni sindacali ci chiedono soprattutto di garantire di notte la sicurezza, perché arriveranno decine di migliaia di persone sui treni. Ora, per quello che ci riguarda, stiamo supportando nella misura maggiore possibile l'organizzazione di questi eventi, sapendo, ripeto, che bisognerà fare anche degli investimenti non banali per le spese sanitarie, trasportistiche e quant'altro. Credo che sia doveroso da parte mia fare un appello caloroso alla responsabilità. È chiaro che la vittoria di un campionato è un evento straordinario, che inorgoglisce tutti quanti noi. È una giornata, se sarà sabato, domenica, non abbiamo ancora la decisione su quando ci sarà la partita. È un evento che ci inorgoglisce, che vogliamo e dobbiamo vivere con grande allegria. Deve essere una grandissima festa. Se ci sarà senso di responsabilità, sarà una grande festa, altrimenti può essere un grande problema. Ripeto l'appello che già ho rivolto soprattutto ai ragazzi dei quartieri. Grande allegria, grande festa, ma grande responsabilità. Soprattutto cerchiamo di non fare corse con i motorini sfrecciando in mezzo alla gente, perché avremo migliaia e migliaia di persone in piazza. Nelle strade avremo le famiglie, avremo gli anziani, i bambini, quindi davvero un appello caloroso perché ci sia grande senso di responsabilità. Se sarà così, vivremo giornate indimenticabili di festa per tutti quanti noi. Presidente, come giudica questo ritardo nella decisione di fissare data e orario della partita? Insomma, siamo a 2 giorni dalla potenziale prima data e voi dovete organizzare anche questi servizi. Noi siamo stretti con i tempi, ma ovviamente non è una decisione nostra, spetta alla prefettura, alla questura, alle forze dell'ordine, valutare soprattutto in relazione al problema sicurezza. Sinceramente non sono in grado di dirle quale sia conveniente come data, è una cosa che va valutata con molta attenzione dagli organi, soprattutto di sicurezza. L'importante però è decidere subito, perché ormai siamo a ridosso di sabato e i servizi vanno organizzati. Non è un impegno banale, vi prego di credere, non è un impegno banale, quindi dobbiamo mobilitare centinaia di persone del servizio sanitario regionale, centinaia di dipendenti per l'azienda di trasporto, in modo particolare LEAV e Trenitalia anche per quello che partecipa, impegnare tutta la protezione civile regionale. Quindi tutta la protezione regionale dovrà essere impegnata anche da parte di altre province per dare un supporto, per incanalare i flussi di traffico, per fare i transennamenti che ci vengono richiesti. Mi diceva il dottore Giulivo, responsabile della protezione civile, che abbiamo avuto una richiesta proprio in questi minuti di fornire come protezione civile regionale 1.500 transenni. Noi ne abbiamo 500 in dotazione, quindi dobbiamo in queste ore procurarci le altre transenne, per dire che i tempi sono veramente stretti. Per quello che ci riguarda, facciamo il massimo possibile immaginabile per dare una mano, però
vediamo di decidere in fretta. Con Manfredi ha parlato di questi aspetti già? Non l'ho sentito, sinceramente ci sono state riunioni in prefettura, qui hanno partecipato i nostri tecnici, soprattutto sanitari e trasportistici. Arriverà credo in queste ore, in questi minuti, una richiesta del Comune di Napoli di aiuto da parte della Regione, anche ripeto per le risorse necessarie. Parliamo adesso solo di sanità e di trasporto e già siamo a 500.000 di euro. Se poi si immaginano anche servizi televisivi, è chiaro che la Regione è obbligata a fare un'evidenza pubblica. Noi non possiamo dare soldi scegliendo il privato a cui conferire risorse. Quindi abbiamo anche degli obblighi amministrativi che richiedono del tempo. Ci auguriamo, ripeto, che da oggi in poi cominciamo a contare i minuti, non i giorni, perché sennò stiamo stretti. Sento un'ultimissima cosa sulla partita in questione, che è Napoli-Salernitana. Ci sono state un po' di polemiche da parte dei tifosi della Salernitana, sia contro l'ipotesi di spostamento, un po' di polemiche anche sui festeggiamenti. Lei cosa si sente dire ai suoi concittadini che conosce bene? Io credo che dobbiamo superare rapidamente ogni motivo di polemica. Dobbiamo essere orgogliosi dei risultati sportivi. Dobbiamo avviare un percorso di solidarietà fra tutte le realtà campane e meridionali, dico io. Mi piacerebbe che fossero gemellate tutte le squadre, intanto della Campania ma anche del Sud. Sarebbe un bel segno in un momento complicato anche della vita pubblica. Dobbiamo essere orgogliosi dei risultati sportivi e onorare il risultato sportivo quando viene sul campo. Napoli ha fatto un campionato obiettivamente straordinario che rimane nella storia sportiva del nostro paese. Per il resto l'appello a tutti è che ci sia senso di responsabilità, solidarietà fra di noi. È una festa che dovrà essere la festa comunque di tutti i cittadini campani. Se saremo responsabili vedrete che saranno belle giornate. Mi auguro che sia così. Comunque il mio appello è alla responsabilità e al rispetto reciproco.